giorno, nonostante sia arrivato di primo mattino, circa mezz'ora fa, e adesso sono le 7:15, c'erano già due macchine parcheggiate e ho già incrociato due persone che andavano a camminare. Adesso mi sono posizionato su questo ponte, ho buttato giù l'attrezzatura per un attimo perché mi sono allontanato, che qui ci sono delle case con della gente che probabilmente sta dormendo, sto anche parlando un po' piano, e mi sono anche leggermente allontanato da dove ho fatto le prime foto perché essendoci delle cascate non si sarebbe sentito nulla. Più o meno ero lì sotto. La macchina sul treppiede, per fortuna ho portato quello con l'asta che si disassa, perché sennò non avrei potuto fare nessuno di degli scatti che ho fatto. Ho fatto un video per far vedere come la macchina, ero terrorizzato. Sperando di non incontrare troppe persone. A dopo. Sono arrivato nel secondo punto. Questa è la grotta Urlante. Ho piazzato la macchina lì. Adesso cercherò di avvicinarmi un po' di più. Ovviamente dovrò entrare in acqua per farlo. Chi se lo stesse chiedendo, sto abbassando il tempo di scatto perché Nadine non lo vedete, ma ci sono degli alberi sul retro illuminati dal sole che ha alveggiato ormai. Devo cercare di tenere le alte luci un po' basse. Recuperare le ombre è più semplice. Adesso provo qualche composizione con la Fuji, che ha un obiettivo più tele, per cercare di avvicinarmi. Normalmente, adesso non so se mi vedete, okay. Una volta si poteva andare lassù, che sarebbe più vicino alla cascata,
ma mi sembra molto bagnato e con muschio e non vorrei rischiare, sinceramente. Adesso scatto con questa e mi posiziono più o meno nello stesso posto, se non un po' più avanti, se ci trovo. Mi sto muovendo, sono andato via dalla grotta Orlante e mi sto dirigendo verso la prossima cascata che si chiama la Cascata della Sega e questa non ci sono mai stato. Prendo l'occasione di questo breve tragitto, rallento un po' se no parlo col fiatone, per dirvi che alla Grotta Urlante ci sono venuto diverse volte, mai a fotografare. Sono venuto semplicemente al fiume a fare il bagno, a passare la giornata, come fanno tanti della zona, ma anche di fuori. Purtroppo ho dovuto constatare che, essendo un posto, una zona molto facilmente raggiungibile, e la gente incosciente, ignorante, chiamiamola pure in diversi modi, sporca, lascia tracce. Ho visto diverse tracce di fuochi, oggetti abbandonati, rifiuti, di tutto. Cioè, si vede benissimo il passaggio delle persone. Mi dispiace perché è un posto veramente molto bello e potrebbero apprezzarle più persone se tutti rispettassero la natura e quant'altro. È un dispiacere, lo ricorderò diverse volte nei miei video, ogni volta che si va nella natura. Bisogna lasciarla esattamente come la si è trovata, o addirittura meglio, possibilmente se trovate qualcosa e potete raccoglierlo, raccoglietelo, perché ovviamente chi l'ha lasciato, anche se tornasse, lo lascerebbe lì nuovamente. Questa è la cascata della Sega, non c'ero mai stato, posto molto interessante. Adesso qua non si vede, ce ne sono due di cascate e dovrebbe essercene una terza probabilmente quando c'è più acqua, che è questa qua, questo torrente qua. Ho fatto qualche scatto da laggiù prima, poi ho risalito un po' il fiume per andare a fare qualche scatto di dettaglio. Purtroppo questa zona non va bene la mattina in quanto viene illuminata dal sole e fa troppo contrasto. Ci tornerò sicuramente in un altro momento, magari in autunno o primavera, in modo che ci sia più acqua e sicuramente sia interessante. Qualcosa dovrebbe essere uscito, se qualche scatto è venuto lo metterò qua. La giornata è finita, sono le 8:30 più o meno e mi incammino verso la macchina. Ma prima una bella seconda colazione, perché il bello di svegliarsi presto è che ti viene fame due volte. Si mangia prima di partire e si mangia al ritorno o poco dopo essere arrivati.